finisce, si esaurisce il tempo della rappresentanza politica, ma non c'è spazio solo per l'antipolitica, i territori prendono ancora voce. Certamente. Non esiste. L'antipolitica è un'invenzione di quelli che si sentono sottrarre la sedia da sotto i piedi. L'antipolitica sono loro, questa classe dirigente ha trasformato la politica nel suo opposto, nella sua sbandieramento di interessi privati, di leggi fatte per singoli individui, singole aziende, per cricche. Dunque, quelli sono l'antipolitica. C'è invece una tutt'altra Italia che sta avanzando. È ancora sparsa, è ancora, funziona ancora a chiazze, ma sono chiazze che si collegano, si contagiano, che si passano la parola. Dunque esiste una tutt'altra Italia che farà i cambi di questa rappresentanza politica. Conservi il tuo legame con questo territorio. Ricordi quando hai scritto della Repubblica Autonoma di Chiaiano, sì, che si sottraeva? Sì, ricordo. Io provengo da questo posto. Questa città mi ha dato le ossa, la carne, la sua lingua, madre. Io provengo da qua. Mi sono estratto da qua, ma come si può estrarre un dente da una gengiva, no? Allora quel dente non lo ripianti da nessuna parte. Rimane con le sue radici ballonzolanti in giro e quelle radici si sono formate qua. E mi spiegano a me chi sono, perché proprio per quella forma delle radici. Comunque sono legato a questo posto perché da qui mi sono estratto. Quello che succede qui mi riguarda sempre. Siccome vengono, ogni tanto mi chiedono, insomma, dei commenti su Napoli, allora io faccio esattamente il contrario di quello che si aspettano da me, il brontolio, la lamentela. Io faccio sempre il contrario, dico che questo è un posto prodigioso, che ha sopportato cose gigantesche, oppressioni gigantesche nel suo tempo, e che c'ha dentro fibre di resistenza che nessun altro popolo si sogna, nessun'altra condizione urbana di questo paese si sogna. Fare società a partire dalle comunità territoriali è possibile? È un'alternativa rispetto al modello che sta fallendo davanti ai nostri occhi? A me piace la parola comunità. Ecco, le comunità si collegano. E la società è abbastanza astratta, la società riguarda poi un insieme astratto generico. La comunità è quella che si è formata intorno a un interesse comune, a una spinta comune. Esiste la comunità, esistono di nuovo le comunità, esiste la loro possibilità di collegamento e di allargamento. Quindi succederà. Questo sono germi ed è la stagione buona per farli vedere, farli spuntare. Grazie. Vederli spuntare, sì.